Ciao a tutti e bentornati su XCOM 2 War of the Chosen. Proseguiamo nella missione di assalto alla base aliena. Come al solito ho fatto la stronzata, non calcolando che avevo Edo sotto il fuoco della torretta. Si è preso un bel po' di danni, per fortuna abbiamo tre specialisti e un bel po' di medikit, e siamo riusciti insomma a reggere botta. Abbiamo fatto fuori un sectopode. Forse devo giocare di giorno, la notte tardi forse non ho la lucidità necessaria. Allora, abbiamo fatto fuori un sectopode, però abbiamo due soldati qui dentro che adesso non vediamo, e questa torretta qui. Allora, la torretta io la farei far fuori a qualcuno che... Vediamo Demone con sto rampino, non arriva da nessuna parte. Ho la necessità di spottare i nemici, ma da qui non li vedo. Allora, Edo ne vede uno, quindi dovrei portare forse qualcuno lì, tipo Mela, magari così è ancora più un angolo migliore, però forse è troppo lontano. Allora io vorrei, vediamo come siamo messi, Nixaminas, Davide ha già usato i medikit per curare sia Demone, altra disattenzione, ho portato Demone tra le fiamme, l'avevo messo qui, ha preso a fuoco, l'ho dovuto far retrocedere. Dottor Save, facciamolo esporre un po', dai, vediamo se vede i nemici. Non vede proprio una cippa. Voglio portarlo più avanti, allora facciamo così. Con Edo diamogli una forza, un'altra mossa, in modo che possa avanzare. Come no? Anche qui una cazzata, c'era il riparo alto, potevo metterlo lì. Ok, lui vede solo la torretta, 86. Non mi serve. Nixaminas ha il rampino. Mi muovo. Andiamo proprio nella tana del leone. Volendo da qui potrei anche beccarli, perché sono qui sopra. Credo ce ne sia, ecco, uno è qui e un altro è sotto. Allora io devo mettermi in un punto dove posso anche far fuori la torretta. Mettiamoci qua, dai. Oh, girati. Allora, lancio il rampino. Non mi sorprenderei se ci fosse anche un... Va bene. Cosa ti aspettavi? Dobbiamo avvicinare anche Demone. L'altro soldato dovrebbe essere giù.
Ora qui non si entra, amici. Palle. Allora mettiamo tutto save in guardia. Mela. Temere. Speriamo, guarda. Vediamo se da qui spot l'altro soldato. Mena sono 5, siete vicino alla posizione bersaglio. Che ho fatto? Oh cazzo. Cazzate che sto facendo stasera, sono veramente... Ok, me l'ha promossa. Eccolo. Mamma mia. Fallo fuori. Cazzo. Vediamo se... Rimbalzato sulla corazza. È tornato indietro. Si è preso il colpo e è tornato indietro, ragazzi, che bella scena. Beh, ci andava di lusso. Ok, insistiamo con lui. Io ho paura di trovarmi... È qui lui. Ok, allora andiamo. Se c'è questo vuoto qui, ci sarà il bastardo. Esatto. Ok. Xaminas prende il loot. Vado. E c'è altra roba. C'è un sectoide. Ho il pacco. Dovevo il maledetto sectoide. Sotto. Rock and roll. Lo faccio ricaricare. Tanto non l'hanno visto. Ci sarà qualche guardiano, qualche cosa di questo. Però se io passo da qua rischio di farmi vedere. Ma certo. Ok. Anche con Edo voglio arrivare lì. Scatto! Riuniamo la squadra, perché qui l'unica difficoltà è se qualcuno, andiamolo da qui. L'unica difficoltà è se siamo disuniti, perché non abbiamo armi di lunga gittata, quindi se stiamo tutti uniti. Affermativo. Attacchiamo da due lati, ma sempre sulla stessa linea. Ok.
Da qui è facile entrare. Ci dovrebbe essere. Eccolo lì. Ok, quindi il pod è su. Beh, allora saliamo. Mi metto qui. Apro la porta e gli sparo. Si può fare? Nick è già lì. Com'è che non lo vede Nick? Salvino. Anche. Quasi quasi. Ok, Salvino, mettiamolo dietro. Affermativo. Fatevi sotto. E Nick mettiamoli in guardia. Che se Nick lo metterei qui. Ma certo. Sto di guardia. Ok, con loro saliamo. Mi muovo. Movimento tattico. Grande, c'ha due. E allora la mossa in più. E lo sapevo, cazzo. Cazzo. Beccalo, Nick. Beccalo, è importantissimo. Ma veramente stordimento per due. Ragazzi, il bello della... I sectoidi non me li cago di striscio. Vediamo la distanza. Non gli facciamo veramente un cazzo. Attila. Allora, Attila... Comunque il riparo diamoglielo. Con quello gli faccio 7, con questo 14-16. Ci abbiamo Edo in guardia comunque. Mela dov'è? Perché Mela... Qui lo vedo, ok. Perché Mela ha il... A parte che c'ha fuoco in corsa, Mela. Se poi qui lo vede, sì. Sto arrivando! Mi sto muovendo! Buona, anche protetta. 65, facciamo un doppio colpo. Vediamo quanto ti fa. Col protocollo 7. Il problema è quella maledetta armatura. Ok.
facciamo doppio colpo doppio. Nessun danno interno. Ho sparato nella speranza di qualche giustizia, qualcosa. Ma che cazzo, va? Ora per un colpo devo sprecare. C'è solo Davide. Poi facciamogli scoppiare il coso in testa al secondo. Così si fa. Ok, azione gratuita. Protocollo di supporto, a chi potremmo darlo? A chi? Vedo. Ok. Avrei dovuto darlo a Barta. Già era in guardia quello, vedi che stronzata che ho fatto. Mamma mia che partitaccia che sto facendo. Vediamo sto feedback negativo. Ah ok, ha risvegliato. Qua c'è il feedback negativo, vediamo. Non riesco a resistere. Ok, non c'è stato il feedback negativo. Credevo di aver messo il... Allora facciamo così, facciamo entrare in gioco. Dottor 6. Ok. Proprio così. Mel è stata promossa, Nixaminas dovrebbe fare la kill. Ricaricato. Che brutta morte, squarciato in due. Va bene. Una partita con una serie di cazzate infinite. Però tutto sommato ne siamo usciti come al solito. Mena sono 5, stato confermato. Cariche di X4 piazzate. Procedete all'estrazione immediata. Il fatto è che siamo a livello comandante, quindi gli errori li paghiamo, però i soldati sono anche per livello comandante troppo overpowered. Quindi quando si arriva a questo livello di attrezzatura e skill, poi diventa semplice. È solamente... Cioè, è anche il bello del gioco, perché veramente puoi inventarti combinazioni e strategie infinite. Però effettivamente sono OP. Allora dobbiamo andare a casa, vediamo se me lo fa piazzare qua. Beh, me lo fa piazzare anche un po' dentro. Perché no? Stazione! Subito. E non mi fa uscire. Corro. Scatto verso l'obiettivo.
Mi fido. Estrazione confermata. Lascio la battaglia. Faccio i bagagli. Mena, sono 5, attenzione, stanno arrivando dei rinforzi nemici verso la vostra posizione. Vediamo se riesco a evitarli. Nessun problema. Ci penso io. Ma certo! Pronto a tornare. Vado. Faccio i bagagli. Mena, sono 5, stato confermato. Detonazione cariche X4. Ok, queste sono quelle che io chiamo... le missioni... sbarazzina, quando giochi così molto senza riflettere, troppe disattenzioni. Queste sono missioni che porti a casa col perfect, e invece no, abbiamo sempre i feriti. Speriamo non siano tempi lunghi. Più che altro perché... ai propri metodi arcaici e violenti, gli XCOM dimostrano che preferirebbero vedere il mondo bruciare piuttosto che accettare la pace. Siamo grati agli anziani per il loro impegno nella lotta alla minaccia che incombe sulla nostra unificazione. Ok, io adesso voglio un attimo mettere il punto sull'assegnazione degli SCP e l'ottimizzazione delle armi. Così capisco cosa mi serve. Gli ultimi pezzi che devo recuperare. Un nostro alleato della Resistenza è ormai diventato uno dei veterani più fidati. La ribellione avanza. Ok, 4 e 2 giorni, però ragazzi, 4 promozioni alla grande. Allora, lui pure hacker da combattimento, anche se sto protocollo di scansione non lo uso mai. Diamogli medico da campo, dai. Mela, guardiano. Per ogni colpo di guardia a segno c'è il 50% di probabilità che ne usi e spari un altro. Traxa, mi diverto, 40 punti, madonna. Allora, sentenza. Non capisco perché... costa 25. Tra l'altro è una cosa per cui dovrei speculare sul fatto che venga colpito. Invece queste sono belle. Dominatore effettua un'azione dopo il turno di ciascun nemico nella linea di tiro. Questo è fighissimo, perché in pratica ti allunga il turno in quello dei nemici. Cioè tu fai il tuo turno, poi e ti giochi questa carta dominatore, poi loro si muovono. Metti che hai 2-3 nemici in vista, appena finisci il turno e loro si muovono, tu hai un movimento, un'azione per ogni
per ogni turno del nemico, e praticamente se riesci a metterlo sotto, cioè se lo metti dietro riparo sicuro, riparo alto, e ti giochi dominatore, puoi fare un macello. Override diminuisce di 1 tutti i tempi di ricarica delle abilità. Questo è quando magari hai usato tutte le abilità che hanno ricarica. Usi questo. Allora, di tutte queste, vediamo se abbiamo lasciato qualcosa indietro. 2 mobilità per ogni uccisione. Carina, ma niente di che. Riflesso se fanno fuoco di te, su di te, ma non devono fare fuoco su di te. Questo è interessante. Lanciare una granata o usare un oggetto non conclude il turno. Questo è interessante. Fuoco di ritorno, interruzione, guardia avanzata in pratica. Invece quando vai in guardia puoi scegliere cosa fare, anziché sparare automaticamente. Facciamo guerra totale. E farei dominatore per adesso. Miscela esplosiva. Beh, miscela esplosiva accoppiata a questa abilità guerra totale, per cui puoi lanciare la granata senza interrompere il turno, è come salva per i granatieri. Se la accoppia miscela esplosiva, questo è fuoco di saturazione. Anche quello non è male. Beh, miscela esplosiva con guerra totale non è affatto male. Fanno 2 danni in più. Vediamo di dominatore, comunque mi piace molto. È rischiosa, ma come potenziale offensivo è veramente forte. E Salvino pure sale. Salvino, beh, fuoco in corsa per un ranger è la base proprio. Comunque ha 15 punti esperienza, quindi occultamento glielo posso dare lo stesso. Ok, 2-4 giorni feriti, è andata bene, dai. Caricatore automatico avanzato. Vabbè. La sua squadra ha ottenuto un risultato eccezionale con la distruzione della struttura aliena, comandante. Questo ostacolerà sicuramente il loro lavoro sul progetto Avatar. Eh già. Va bene. Allora, abbiamo 5 Lerium. Cosa ci manca? Ah no, 5 cristalli di Lerium, ci mancano i nuclei. Va bene. Allora, facciamo un lavoretto un attimo, ragazzi, perché voglio assegnare gli SCP. Abbiamo percezione superiore. Ora percezione superiore a me serve fondamentalmente solo per i tiratori scelti, che mi sa che già ce li hanno. 12, 15, 13 e 15. Allora, a tropea diamo quella più alta. Ah, è sempre 13. Allora chi è che ce l'ha più bassa? La Ricci c'ha 12, diamo le 13, le facciamo guadagnare un punto. 106 106 108 e 110. Vabbè, i cecchini sono bomba. Poi per gli specialisti, per esempio, per lo specialista medico vorrei la velocità.
Infatti Davide ha velocità avanzata, Melach ha agilità superiore, mi va bene per gli hacker l'agilità, la schivata. Allora lui ha in questo momento ha velocità superiore, che però io devo dare a qualcun altro per adesso. Specialista, gli operatori psionici come sono messi? Lui ha 12, lui ha 16, ma sta montando velocità superiore, che per adesso leviamogliela anche a lui. Diamogli la mira temporaneamente e abbiamo due velocità superiori. Ok, andiamo dai granatieri, che li voglio tutti con la velocità. Sicuramente signor Gatta. Koslova. Ok, quindi fondamentalmente vediamo tutti gli altri. Templare. Ok. Lui niente. Lui velocità avanzata. Lei schivata. Lui per adesso condizionamento. I ranger. Agilità. I ranger li voglio con agilità. Con la schivata. Ok, lui in questo momento ha la mira. Vabbè. Temporanea. Fedele non lo sappiamo. Lui condizionamento. Lui la mira. Mietitore. Velocità superiore. Ed è giusto. Anche lui voglio con la velocità superiore. Ok. Quindi Wakanda ce l'ha, Koslova ce l'ha, Yattazo ce l'ha, e Coniglione ce l'ha. Ok, il Templare mi piacerebbe con la schivata come ranger. Dov'è? Quindi mi serve almeno un altro velocità superiore e anche uno, due, tre velocità superiore mi servono. Angeperele non lo vediamo. Allora diciamo che mi servono tre velocità superiore almeno una schivata superiore e volendo due condizionamenti superiori per gli psionici. Ok, detto questo, ora noi assegniamo tutte le armi.
Qui ancora mi manca il terzo... il terzo modulo. Ok, le armi le abbiamo assegnate tutte. Sistemiamo sta... balestra. Ok, allora andiamo con ordine. Caricatore esteso, mirino superiore e ripetitore, questo va bene. Qui qui ci vuole un ripetitore superiore. Allora, considerato che usiamo con il ranger, usiamo le armi dell'assassino, depotenzio il fucile a pompa e pompo questo. Ok. Poi il fucile a pompa, mettiamo il ripetitore ma mettiamo quello avanzato. Critico 20 e insta kill 15. E qua ci siamo. Ora abbiamo il terzo slot. Caricatore automatico superiore, ripetitore superiore. Gli darei la mira. Abbiamo un mirino avanzato, mettiamolo e facciamo aim 15, reload 4,
Instakill 20. Ok. Ok, questo è il mirino superiore caricatore automatico. Questa è quella perfetta. Ah, qui c'è un mirino superiore. Prendiamo l'altro fucile, la cecchina. Ok, questo facciamolo tutto con potenziamenti di livello 1. Quindi round 2 M10 e reload 2. Ok, facciamolo verde. E recuperiamo dei pezzi importanti. Questo va bene. Questo va bene, Mugnoz. Va bene, comunque teniamolo. Un fucile a pompa buono. Allora, qui manca un mirino superiore. Che non abbiamo. Abbiamo il mirino avanzato, vediamo l'altra arma. Qui invece abbiamo... Allora, in quella abbiamo... Ricariche superiori, ripetitore superiore e mirino avanzato. In questa abbiamo ricariche avanzate, mirino superiore e... Ripetitore ci serve. Ripetitore avanzato, ok. Quindi... Mira 20, 3 ricariche e Insta 15. Ok. Caricatore automatico avanzato, mirino superiore, ripetitore avanzato, va bene. Questo. Questo è col critico. C'è il massimo di critico di azione gratuita, ripetitore. Avanzato c'è, quindi lo possiamo mettere. Quindi critico 20. Azione 20. E instakill 15. Ok, questo va bene, questo è il terzo fucile da cecchino praticamente. Dovremmo fare un terzo fucile d'assalto, vediamo cosa possiamo fare. Vorrei mirino. Non abbiamo, abbiamo un mirino di primo livello. Va bene, ci penseremo dopo. Per adesso va bene con le armi. Scusate ragazzi, ma ve l'ho detto, è un let's play integrale, quindi voglio fare tutto nei video, non voglio fare niente offline. Quindi ci sono anche queste parti noiose. Il bello di YouTube è che porti avanti, lo metti a per 20 per 40 e questa cosa te la togli davanti subito. Invece cerchiamo di fare adesso, di andare avanti. Abbiamo 15 minuti per registrare, magari becchiamo una missione, se la becchiamo ci fermiamo. Ottimo, ottimo. Arma pesante,
Ma sì. Nuova rotta per l'Avenger. Sì, dai, arma pesante mi piace. Vediamo che viene fuori. Magari mi piacerebbe un cannone Shredstorm. Mi servirebbe per, da usare con la tuta range. Ho anche un altro cannone a ricerca. Se questi sono i risultati, dobbiamo pianificare altre missioni. Ok. Allora, c'era stabilisci le dame? Sì. Recupero dati, bottino, introito. Ingegnere contatto, compito della resistenza, non mi interessa questo compito. Riduzione progetto avatar. Stabiliamo un legame, dai. Dunque, il legame è fra Davide, che è stanco, e Wakanda. E allora non stabiliamo il legame. Ok, adesso lo rendiamo a questo punto per promozione, sì, e salute, promozione. Loro sono tutti attrattenenti. Facciamo salire Salvino. Salvino che è con Edo, che però è ferito e quindi non può essere. Facciamo salire Nick. Lo mandiamo con un colonnello. I miei seguaci ci condurranno alla vittoria. Ok, il demone si è ripreso. Con la giusta ispirazione, la squadra lavora al meglio. Cannone Storm, ok. Presumibilmente il nome Crisalide deriva dalle illazioni fatte in passato sullo strano metodo riproduttivo della creatura. Per molto tempo si è parlato di zombie, nati come parte della gestazione delle crisalidi. Ma i recenti rapporti indicano un modo nuovo e altrettanto inquietante di riprodursi. Ok, questo ci darà un nuovo corpetto con delle caratteristiche speciali che poi vedremo. Edo si è ripreso. Ok, raid su rifornimenti, perfetto. Dispersi. Impostazione rotta per il settore 11, Africa occidentale. Questo sarà casse e dispersi. Proprio due palle, va bene. Attenzione, comandante. Abbiamo rilevato la presenza di alcuni dispersi in tutta l'area. Muovetevi con estrema cautela. Allora, Examina 6 in missione. Edo si è ripreso, va bene. Ok. Allora andiamolo Edo. Wakanda dovrebbe andare con Davide, che però è stanco.
cazzo. Attazzo con chi è? Con la Ricci. Ok, quindi abbiamo due coppie. Ricci attazzo. Dov'è? E Salvino. Cosa ci manca? Ci potrebbe servire uno specialista. Cos'è la missione? Ah, ok. Ma sì, mandiamomela, dai. Ok. Allora vediamo la Total War. Abbiamo chiamato il progetto di quest'armatura War. È la più resistente che possiamo costruire e offre la potenza necessaria a maneggiare le armi più pesanti. Ok. Allora, lui vediamo. 4, 7, 7, 10, 6, 9. Proiettare il plasma. Anche se in realtà non gli darò il proiettore al plasma. Il tocco di viola non mi dispiace. Vediamo la tuta Rage. Ciao Salvino. Credo è a posto. Anche un po' di schivata e lui è a posto. Poi sistemiamo Wakanda. E 2000. Ok.
scannare la ricerca. Ecco, i granatieri siamo a posto. La Ricci. Sì, mela con la Wright mi piace, anche se mi piacerebbe avesse due slot, però così abbiamo troppa più mobilità. Bene ragazzi, chiudiamo qui l'episodio e ci vediamo al prossimo per affrontare questo raid sui rifornimenti. Ciao ciao!